È nato anche a Faenza il comitato per il no alla riforma costituzionale Renzi-Boschi e all'Italicum, la nuova legge elettorale promossa dal governo. Da oggi parte quindi la difficile campagna referendaria per promuovere il voto previsto ad ottobre e le motivazioni contrarie ad una riforma che dovrebbe essere definitivamente approvata ad aprile. La presentazione pubblica del comitato e delle motivazioni del no avverrà mercoledì 23 marzo a Rione Verde. I cittadini che hanno promosso assieme al Comitato per la valorizzazione e la difesa della Costituzione di Faenza e all'ANPI, sezione di Faenza, questa iniziativa di costituirsi in Comitato Faentino per il No hanno chiaro qual è il contenuto di questa riforma. Una riforma che viene propagandata come riforma del bicameralismo, tesa a dare più efficienza alle istituzioni. In realtà si tratta di una riforma che mira a modificare profondamente la forma di governo a favore di oligarchie politiche e privando invece i cittadini di gran parte dello spazio politico. E questo avviene combinando due operazioni, combinando la riforma della Costituzione che si è attuata, che è in corso di approvazione definitiva, e facendo una nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che in realtà presenta tutti i motivi di incostituzionalità che hanno portato la Corte Costituzionale a dichiarare appunto illegittimo costituzionalmente il vecchio Porcello. Il problema del referendum è sempre l'informazione della popolazione. In questo senso, che cosa farete? Dunque, noi abbiamo programma una serie di iniziative appunto di comunicazione. La prima di queste sarà mercoledì 23 marzo presso il Rione Verde, nella sala del Rione Verde, la sera alle 20:45. Avremo come ospite Pancio Pardi, che è del Comitato Nazionale per il No. Si tratta di un'iniziativa tesa appunto a analizzare il contenuto delle riforme. Poi abbiamo intenzione di fare altre iniziative pubbliche su aspetti specifici, ad esempio della legge elettorale, sul tema proprio della qualità della democrazia. Poi avremo i banchetti. Noi da aprile cominceremo a raccogliere le firme per il referendum. Innanzitutto per il referendum, che sono due, elettorali, contro l'Italicum, e poi subito dopo, da metà aprile, dopo che sarà approvata definitivamente, anche il referendum sulla riforma costituzionale. In quell'occasione, nei banchetti, distribuiremo materiali informativi, abbiamo già predisposto questi, cercheremo di essere presenti costantemente presso tutte le fonti di informazione, invieremo i nostri comunicati, abbiamo un nuovo sito, è il sito del Comitato Provinciale per il No di Ravenna, il sito si chiama salviamolacostituzione.ra.it, abbiamo delle mailing list che teniamo costantemente aggiornate in modo appunto di consentire ai cittadini di esprimersi nel merito di queste riforme, il cui effetto sulla qualità della democrazia, lo ripeto, è molto grave. Il problema è sempre quello di raggiungere i giovani, che sono spesso più refrattari ad andare a votare ai referendum. Certo, questo è un problema reale, perché non solo per il referendum, perché oggi c'è una grande distanza fra il dibattito politico e soprattutto i cittadini più giovani, che vivono fra l'altro una condizione di grande difficoltà personale, scarsa autonomia dovuta alla mancanza di lavoro e anche scarsa fiducia nella classe politica. E questo è però un motivo in più per noi per sforzarci. Ad esempio siamo presenti sui social media, siamo presenti su Facebook, abbiamo delle pagine che, come dire, su cui facciamo rimbalzare i contenuti del sito, cerchiamo di coinvolgerli anche con forme nuove di linguaggio. Noi stiamo predisponendo dei materiali che, pur mantenendo il rigore, noi non vogliamo fare della propaganda di basso livello, vogliamo mantenere come nostro stile quello di appellarci alla razionalità, alla conoscenza, però lo vogliamo fare giustamente con un linguaggio che sia adeguato anche ai più giovani. Le modifiche alla Costituzione negli anni passati venivano, i tentativi comunque venivano dal centro-destra, adesso arrivano dal centro-sinistra, cos'è cambiato?
Questo è un elemento, se vogliamo, abbastanza drammatico. Va detto che anche nel 2005-2006 furono soprattutto i cittadini, la società civile, le associazioni a essere forti promotori guidati da Oscar Luigi Scalfaro contro il referendum allora sulla riforma Bossi-Berlusconi. Io credo che quello che sia avvenuto in questi anni è una perdita di fiducia nella democrazia da parte delle classi dirigenti, le quali ritengono che si debba governare non con il consenso ma con quello che viene chiamato il decisionismo. C'è una sfiducia nella democrazia. Infatti credo che questa campagna referendaria debba essere anche un'occasione per riavvicinare i cittadini alla politica, per ridare ai cittadini, come dire, la consapevolezza che solo con la partecipazione possono migliorare le cose nel nostro paese. Federico Lega, per Faenza Web TV.